appena postato un racconto di Moravia dal titolo La raccomandazione. Un racconto che ho cercato apposta per il titolo, anche se l'avevo già sentito. Non l'avevo letto, ma mi pare l'avevo sentito raccontare alla radio perché le hanno trasmessi alla radio dei racconti romani. Colgo anche l'occasione per invitarvi a comprare il libro di Moravia, Racconti Romani. Mi pare che l'edizione sia almeno quella che ho visto io, del 59 e l'edizione sia la Bompiani, appunto. Detto questo, la raccomandazione. Ho cercato questo titolo, ho cercato e ho letto il primo racconto che ho trovato, per fortuna un bel racconto di Moravia, insomma, un racconto simpatico che no, fa vedere come poi si torna sempre lì. Ma perché questo? Perché oggi ho ricevuto un bel commento. Commento da un canale fake, di un certo Alfonso Salvatore, il quale mi scrive: Zanardi, hai voce da schifo, da schifo, da schifo, da schifo. Buttati nel cesso. Cretino e raccomandato. Ecco, insomma, e la cosa mi ha, così, insomma, era anche simpatica, no? Perché cosa ci sta? Uno si chiede nella mente di costui. Uno è che cosa gli ho fatto? Perché poi me lo mette sotto, mette questo, diciamo, commento, sotto i demoni, insomma. Quindi, forse i demoni hanno scatenato in lui qualcosa di represso, di rimosso, no? Non lo so. Però, insomma, cosa gli è passato nella mente? Beh, non tanto perché uno non possa essere aggressivo contro un nemico, bisogna trovarlo, no? E quindi, insomma, uno possa trovare in me una valvola di sfogo alla propria aggressività, mi possa vedere come un nemico. Sarebbe anche interessante sapere cosa gli hai fatto per essere nemico, insomma, o come vede quello che fai, come ti vede qui in rete, cosa. Però, insomma, al mondo ci sono tanti individui, no? E quindi, sei simpatici, sei antipatici. Insomma, si può essere di tutto. La variabilità umana è infinita, non solo umana, insomma, per fortuna, perché la possibilità di, no, poter vedere tante forme, anche tante modalità di pensiero, guai, se fossimo tutti uguali. Però, cosa gli passa per la testa? Qual è la logica che lega anche semplicemente queste parole, no? Zanardi, hai voce da schifo. Deve ripeterlo 4 volte, no? Perché una sola non basta. Da schifo. È proprio arrabbiato, no? Da schifo, da schifo. E a questo punto, che deve fare uno che ha una voce da schifo? Buttati nel cesso. E poi viene fuori l'offesa, non c'è l'offesa, insomma, così, no? Cretino. E vabbè, insomma, uno può anche dire, quando uno gli dice cretino, insomma, può essere anche che sia vero, no? Quanti di noi sono dei cretini e non sanno di esserlo? E io magari sono uno di quelli, insomma, cioè, finché uno mi dice cretino, posso anche mettere in dubbio, no? Che insomma, no? Come il Genza, no? Che non si è accorto di avere il naso storto finché qualcuno, la moglie mi pare, no? Non gliel'ha fatto notare. E da quel momento la sua vita è cambiata perché lui pensava di averlo dritto, si comportava come uno che aveva il naso dritto, ma gli altri lo vedevano col naso storto. E a questo punto, insomma, gli altri lo vedono in maniera diversa da come lui si pensa e viene fuori tutta la tematica pirandelliana di quello che si è. E quindi uno cretino può anche non sapere di esserlo, ma poi finalmente uno glielo dice. E allora si accorge anche di essere cretino. Però raccomandato, ecco, raccomandato è già un'altra cosa, no? Perché uno sarebbe raccomandato, in questo caso io sarei raccomandato,
Ma quella che sarà raccomandata mi ha insaputa. E allora qua mi ritrovo, no, in un clima in cui tanto succedeva, no, all'insaputa dei protagonisti di quelle vicende. E anch'io sarei un raccomandato senza sapere di esserlo, perché, diciamo così, uno degli orgogli, se uno può avere un orgoglio nella sua vita, è quello di non essere mai stato raccomandato, di non aver fatto niente del poco che ho fatto, che ho combinato nella mia vita, grazie o in merito a una o a delle raccomandazioni. E uno, se è andato a chiedere delle raccomandazioni e se le ha avute, perché le ha chieste, questo dovrebbe saperlo, insomma, non è come il fatto che non si accorge, non sa di avere il naso storto, eh? Insomma, se è andato a mendicare delle raccomandazioni o è di memoria debole oppure lo sa. E io so che raccomandazioni non ho mai chieste. E poi, raccomandato perché? Cioè, voglio dire, o questo conosce la mia vita meglio di quello che non lo conosco io, e quindi chi lo sa cosa si è letto della mia vita, insomma, dove è andato a cercare le fonti per indagare sulla mia vita, oppure pensa che io sia raccomandato per stare qui su YouTube e quindi pensa che questa l'occupazione che faccio di questo canale, dove ci sto da 10 anni ormai, sono passati proprio 10 anni. Non ancora completi, ma insomma ho cominciato nel 2009, alla fine del novembre, dicembre 2009, e quindi insomma questo è il 10º anno in questo qui, in maniera molto varia, dove ho combinato un po' di tutto, insomma. Ripeto, un po' di cose anche un po' mi vergogno, un po' di averle fatte, insomma. Quando comincia il momento senile, insomma, poi si fa anche di tutto, alcune cose le ho tolte, insomma, perché diciamo che forse il canale è andato prendendo una piega anche un po' più seria. Ma insomma, qui ho fatto di tutto, ma che ci sia bisogno di essere raccomandati o di andarsi a far raccomandare per fare qualcosa o quello che faccio io qua, dove passo, sì, le mie ore, in qualche modo anche a volte mi diverto, insomma, la giornata a volte ha un senso. Ma non tanto perché vado a cercare di vedere cosa, cioè guardo poco quello che fanno gli altri in realtà, ma perché passo qui, perché ci vuole tanto tempo a leggere, a postare, insomma, a guardare i commenti, a cercare di mettere in ordine, poi insomma a montare quello che si fa. Ma insomma, poi. Quindi è un luogo dove passo tante ore, ma non è che poi ci faccio chissà cosa, insomma, no? E soprattutto non è che me ne viene granché, a parte i vostri commenti, insomma, a parte così, le manifestazioni anche di simpatia, molte manifestazioni di gradimento, la possibilità di stabilire anche delle relazioni, seppur virtuali, che qualche volta si sono anche trasformate in relazioni poi in rapporti umani reali, perché a me non dispiace, per esempio, poi incontrare le persone, cioè, non è che mi chiudo qui per nascondermi dal reale, amo i rapporti umani, quindi insomma, anche se poi non così, diciamo, amo i rapporti umani, ma che durano un tempo limitato, insomma, nel senso che poi voglio anche il mio spazio di tempo, insomma, non amo quei rapporti umani dispersivi in cui non ci si dice niente e si passa il tempo così, insomma, in maniera poco produttiva. Ecco, amo i rapporti umani in cui c'è uno scambio, in cui si sta insieme il tempo necessario, poi rimane il tempo per fare dell'altro, insomma, amo anche il tempo che dobbiamo avere per poter pensare, riflettere, insomma, quel tempo in cui non ci siano altri elementi di disturbo, insomma, no? In cui si possa stare soli con se stessi, insomma, avere il tempo per
per elaborare i propri pensieri. E quindi che però, insomma, mi serva una raccomandazione di qualche tipo per stare qui e per fare quello che faccio, dove in realtà, insomma, devo ringraziare anche qualcuno di voi che ha sostenuto il canale, ma al di fuori di quello che non basta quello che è entrato, insomma, no, non è sufficiente a coprire le spese, ma non c'è neanche bisogno, insomma, voglio dire, è stata una gentilezza che ho molto apprezzato da parte vostra. Chi sostiene il canale, come dire, mi ha fatto piacere perché è anche una manifestazione, come dire, di stima e di gradimento, no? Non solo verbale. Quando lo si sostiene anche, diciamo, economicamente, ci si mette qualcosa di proprio. E quindi è un segnale che la cosa è anche vissuta, insomma, ecco, più che l'aspetto economico, la cosa che mi ha fatto piacere, insomma, quando qualcuno ha fatto qualche donazione, insomma, è il fatto che mi ha dato una dimostrazione tangibile di gradimento. Ma a parte questo, no, non me ne viene niente. Allora, insomma, se uno deve farsi raccomandare per un qualcosa da cui in cui ci mette tanto tempo e da cui non ricava materialmente niente, diciamo così, forse qualche rotella gli manca, no? E quindi, insomma, il fatto che mi si dia del raccomandato perché sto qui in rete, penso che me lo dia per questo, no? Così la cosa mi lascia molto, molto sbilanciato. Ho come l'impressione che chi ha scritto questo commento si sia comportato un po' come un bambino, che abbia elaborato una grande aggressività nei miei confronti. E sai, come i bambini quando si caricano, no? E cominciano a insultare così, no? E cominciano a dire le prime parole che gli vengono in mente, e poi cercano anche l'offesa più grande, no? E sono lì e quasi ci pensano, sono al massimo della tensione, e a un certo punto gli capita in mente la prima parola che dovrebbe essere la più offensiva, magari della quale non sanno il significato, no? E poi sei anche uno sciocchino. No, ecco. Insomma, ho l'impressione che chi ha scritto questo commento sia entrato in questo stato d'animo. Mi dispiace per lui, insomma, no? E tra l'altro per fare questo commento ha avuto bisogno anche di usare un canale fake, insomma, no? Perché non mostrarsi, no? D'altronde, la rete permette anche questo. È una delle cose che si fanno o che vengono fatte in rete. Toccando questo tasto della raccomandazione, dandomi da raccomandato, ha toccato invece uno dei punti di orgoglio della mia vita. Ed è quello che in un paese dove tutti vanno a raccomandazioni, o tutti, o molti, insomma, o perlomeno si dice, diciamo, il cinema ci fa, ci ha mostrato, insomma, la mentalità popolare è quella che, insomma, la raccomandazione serve. Ecco, se è così, non lo so. Ma può essere che sia così, che anche in certi periodi storici sia stato particolarmente così, ai tempi della Democrazia Cristiana, insomma, mi ricordo che era abbastanza, ma anche perché l'ho visto, insomma, era abbastanza facile andare a raccomandazioni. Mi ricordo che anche l'ospedale dove ho lavorato io, come dire, il presidente dell'ospedale era un onorevole della Democrazia Cristiana, a quanto si diceva per voci, molte delle assunzioni, soprattutto del personale paramedico, era legato a, possiamo dire, raccomandazioni, insomma, era legato un po' a un sistema clientelare, no? Però, insomma, io non ne ho mai chieste. Per quello che è stata la mia carriera, anche
punto di vista lavorativo, insomma, medico, insomma, di studente prima, medico dopo, quelle altre cose che ho fatto nella mia vita, di raccomandazioni non ne ho mai cercate e mai avute. Ma non solo, nella mia vita io ho avuto quattro figli che adesso sono grandi, ma so di non essere neanche mai andato a cercare raccomandazioni per i miei figli. Nessuno dei miei figli, per esempio, ha fatto il mio lavoro e quindi non ho avuto bisogno di cercare, no? Come succede spesso, no? Tra padre e figli, che si favorisce, diciamo, l'ingresso dei figli. Mi riferisco anche a molti miei colleghi medici, insomma, no? I quali sono orgogliosi di avere i figli che fanno lo stesso lavoro loro e che magari hanno anche, questi figli fanno anche la stessa specialità dei padri, anche nella commedia che ho interpretato di recente con l'Ordine dei Medici, insomma, la filosofia era quella, no? Nei concorsi si appoggiava il figlio de, insomma, queste cose qua. Ma per fortuna anche i miei figli non hanno, nessuno dei miei figli ha fatto il mio lavoro. E non, nessuno dei miei figli ha avuto bisogno, per fortuna, di raccomandazioni, non perché non si siano trovati in difficoltà dal punto di vista del lavoro, ma perché anche non l'avrebbero voluta, perché avevano comunque un orgoglio anche loro e non avrebbero neanche accettato che mi occupassi di loro, dal punto di vista di trovargli, insomma, con strumenti non, che non riguardassero il merito, una un'occupazione, un posto di lavoro, o che so io, insomma, si sono arrangiati da soli nella vita, a volte anche con difficoltà, superando ostacoli, con momenti anche di crisi, però si sono arrangiati da soli, no? E quindi raccomandazioni nella mia famiglia, da questo punto di vista non ce ne sono state. Se qualcuno pensasse il contrario, avesse sentito dire, oppure se qualche persona pensa di aver ricevuto richieste di raccomandazioni da parte mia o di avermi raccomandato, si faccia avanti, insomma, me lo dica. Il che non vuol dire che non sia partito da una situazione difficile, cioè i miei genitori erano gente molto povera. Mio padre era l'undicesimo figlio di una famiglia contadina. Non c'era ancora la luce, l'acqua la si raccoglieva dal pozzo e non c'era, e non c'erano servizi in casa, ovviamente. Insomma. Mia madre era, mia mamma è nata nel 12 e quindi mia mamma si ricordava anche la Prima Guerra Mondiale. E mia mamma era la quarta di sette figli, mi pare, o forse otto, non mi ricordo bene. Ed era di una famiglia artigiana di falegnami. Ma mia mamma, quando aveva 5 anni, ha perso la propria madre, mia nonna, che è morta di encefalite epidemica nel 17. Poi, tra l'altro, è morta anche una sorella di 20 anni, insomma. E quindi si è trovata a pochi anni ad allevare i fratelli più piccoli e poi il padre si è risposato e ha avuto altri quattro, tre o quattro fratelli dalla seconda madre, dalla matrigna. Quindi non è una situazione molto facile. Anche loro erano, essere falegnami a quel tempo voleva dire fare una vita dura. Quando mia madre si è sposata, prima di sposarsi, mia madre è andata a vivere con un fratello, che poi a sua volta, tanto vi racconto queste cose perché si viveva così una volta. Adesso non ci si ricorda, no? Ma la vita era questa. I fratelli della famiglia di mia madre, quando mio nonno si è risposato, quindi la matrigna non è che poi guardava molto, molto bene i figli di primo letto del marito, no?
allora mia madre, poi diventata adolescente, è andata a vivere con un fratello. L'altra, mia zia, sorella di mia madre, è andata a vivere con un altro fratello che faceva il falegname, no? Sempre, tutti e due facevano i falegnami. A distanza di qualche chilometro uno dall'altro. Poi però questi fratelli hanno trovato a loro volta una compagna e si sono sposati. E quindi la sorella che viveva con loro, che gli faceva un pochino da serva, gli guardava la casa, insomma, viveva con loro, ha dovuto fare i bagagli. E mia mamma si è sposata, insomma, no? E quindi quando mia mamma si è sposata non aveva il becco di un quattrino e mio padre neanche. Mio padre aveva cercato di fare qualche lavoro così, come adesso, insomma, tra cui anche il ciabattino. E quindi, cosa è successo nella mia famiglia di origine, insomma? Questo in tempo di guerra, tra l'altro, mia mamma si è sposata nel 42, quindi in tempo di guerra. E nel 42, l'anno dopo, ha avuto un bambino che lei è morto appena nato, morto di difterite. In tempo di guerra la difterite uccideva, insomma, quello che avrebbe potuto essere mio fratello è morto, che aveva pochi giorni di vita. E loro sono venuti a vivere a Bassano, da poco distante, insomma, da un paese a pochi chilometri di distanza. E lì sono trovati a dover anche loro iniziare. Mio padre ha trovato un lavoro di operaio. Allora c'erano le smalterie metallurgiche venete, che adesso non ci sono più, ma insomma, no, c'erano le smalterie. Ha cominciato a fare l'operaio alle smalterie. Però mio padre non stava molto bene, aveva dei problemi aterosclerosi fin da giovane, aveva un'arteropatia, insomma, che faceva sì che camminasse male. Aveva quella che si chiama deambulatio intermittens. Faceva pochi passi, mi ricordo quando ero piccolo, mio padre faceva pochi passi, poi si doveva fermare perché la circolazione delle gambe non arrivava. E infatti quando avevo 6 anni lui è stato operato, ha avuto un'operazione che allora si faceva una simpaticectomia lombare. Un'operazione abbastanza importante proprio per cercare di favorire la circolazione. Quindi sin da giovane, insomma, lui si è confrontato con problemi così che poi gli hanno reso anche difficile il lavoro. E mia madre è stata una donna molto in gamba, secondo me, alla quale devo molto. Ovviamente tutti e due avevano una cultura minima, insomma, avevano fatto la quinta elementare, come si faceva a quei tempi. A casa mia non c'era un libro, però mia madre si è data da fare e allora era possibile darsi da fare, perché cominciare un lavoretto non implicava tutte le complicazioni che ci sono adesso. E allora si è presa un piccolo negozio vicino al Ponte Vecchio a Bassano, e ha cominciato a rimagliare le calze. Non c'erano i collant, insomma, non c'erano l'usa e getta per quello che riguarda le calze. So qualcosa delle calze di abbigliamento femminile, di queste cose, perché ci ho lavorato da piccolo, anch'io stavo in negozio, insomma, quindi vedevo quello che faceva mia madre e servivo i clienti anch'io, insomma, c'era questa. Quindi si è inventato un negozio, si è inventato un'attività per cui non ci voleva un business plan per cominciare, no? Ha cominciato a rimagliare calze, cioè le calze delle donne che si tenevano su con la reggicalze, cos'era, le giarrettiere, quelle cose là, insomma. A un certo punto si smagliavano, insomma, e venivano rimagliate con un lavoro di, diciamo, che richiedeva la vista, un ago, eccetera, eccetera. Insomma, si rimagliavano queste calze. Ho cominciato a fare questa cosa qui. E a questa ha associato anche un'altra attività, che adesso non si fa più, ma che, insomma, una volta funzionava. Cioè, ha cominciato a fare dei bottoni in stoffa. Si facevano queste cose.
delle macchinette e si rivestivano queste anime di metallo con la stoffa del vestito. Forse li vedete ancora sulla circa. Sta di fatto che con questa attività ha cominciato mia madre a fare un lavoro, non solo poi, insomma, faceva anche la lavandaia, insomma, c'erano tanti militari a Bassano a quel tempo, c'era una caserma che aveva 1500 militari. E questi militari, per esempio, le portavano la biancheria da lavare, e stabiliva anche così, insomma, no? Era materna anche con questi ragazzi che facevano il militare lì a Bassano, insomma, no? E che allora il servizio militare durava un certo tempo, 2 anni mi pare all'inizio, poi 1 anno e mezzo, insomma, comunque un tempo abbastanza importante. Facendo questa cosa, ha aiutato la famiglia. La famiglia poi ero io solo, e però mi ha permesso di studiare. E a quei tempi, quando c'erano ancora le scuole medie, poi c'era l'avviamento, quando molti, insomma, anche dei miei compagni di scuola, così, insomma, si fermavano facevano l'avviamento, poi andavano a lavorare a 14 anni, oppure a volte si fermavano anche all'elementare, poi non andavano più avanti. All'elementare si bocciava, insomma. Voglio dire, mi ha permesso di studiare, sempre con un regime di vita molto contenuto. Ma la scuola, per esempio, è stata una cosa fondamentale, questo lo dico ai giovani, ai ragazzi, insomma, no? La scuola fatta seriamente fa la differenza. Se si affronta bene la scuola a quell'età, veramente ti dà, almeno allora dava, quel tipo di scuola che forse era più seria di quella di adesso, non lo so, ma andare a scuola voleva dire avere gli strumenti per cambiare il proprio tipo di vita, per poter aspirare ad avere un futuro. Adesso so che tutto è molto cambiato, però allora era così. E la mia fortuna è stata quella, forse perché a un certo punto poi mia madre si è presa anche una lavorante che lavorava a casa, in cucina, nella cucina, la mia cucina, e questa anche questa era una signorina, però molto calma, molto buona, anche lei con la quinta elementare, ma che aveva la passione di leggere, di raccontare, così con molta dolcezza. E mentre io stavo a casa, in cucina, dove non c'erano grandi cose, non c'era ancora la televisione, insomma, e allora lei mi parlava spesso e mi raccontava anche di libri che aveva letto, mi ricordo che mi parlava anche di Dante, del corpo umano, mi aveva incuriosito per certi libri di medicina, parlo di Cronin, di Mugam, di Slaughter, e quindi insomma, diciamo che lei mi ha aiutato a rendere possibile affrontare la scuola in un certo modo, per cui insomma, mi sono trovato che alle elementari ero abbastanza bravo, insomma, ero tra i bravi, diciamo così. Tanto che mi ricordo che i maestri che avevamo, e anche lì l'esperienza è stata importante. Il maestro che ho avuto in terza, quarta e quinta elementare, che si chiamava Bizzotto, è stato un maestro, una persona a cui mi sono molto affezionato, per esempio, no? Anche perché ha fatto una cosa molto bella, cioè l'ultima mezz'ora di scuola, l'ultima mezz'ora di lezione, insomma, lui prendeva un libro e se lo leggeva a voce alta. Mi ricordo ancora alcuni libri che ci ha letto, ovviamente ci ha letto il libro Cuore, no? Ma a quei tempi ci ha letto Pinocchio. Ci ha letto San Paolo, ci ha letto Mabel tra gli eschimesi e poi qualcos'altro. Comunque, letture che in qualche modo mi sono rimaste.
se non i contenuti delle letture, la voce, insomma, la bellezza di ascoltare, anche perché lui leggeva bene, quindi la bellezza di ascoltare una voce che narrava. E poi questo maestro, insomma, no? Tanto come testimonianza che eravamo tra i bravi, ma non tanto per dei vantaggi avuti in famiglia, perché, ripeto, la mia famiglia era molto povera e sfornita culturalmente, insomma, non c'era un libro, no, c'era un libro che era il sussidiario di mio padre, il sussidiario di mio padre della quinta elementare, che io ho consumato perché divago un po', ma insomma, ho consumato perché me lo dava, mia mamma me lo dava per farmi star buono quando è cominciato la scena doppia. Allora, non avevamo la televisione in casa, ma mamma era interessata a vedere la sera doppia. Mio padre era ancora al lavoro, tornava alle 10 di sera, quindi un po' più tardi, smetteva alle 10 di sera dalla fabbrica, e quindi io dovevo stare solo a casa, avevo 5-6 anni, 7, 5, 6, 7 anni, insomma, in quel periodo là. Lei mi diceva che andava. E io stavo buono a casa da solo, non c'erano le tate allora, non c'erano cose particolari. E per farmi star buono, diciamo, mi davo questo libro, il sussidiario di mio padre, insomma, no? E lì mi ricordo ancora, insomma, un po' le avventure, le cose che ho letto, insomma, non so, l'Enrico Toti con la stampella, l'Igiene che si insegna. Eravamo in piena epoca fascista perché il sussidiario era del 22, mi pare, una cosa del 22, 23, insomma, in quel periodo là. L'affondamento della Santo Stefano, non so, quelle cose da sussidiario delle elementari che era un sussidiario degli anni 20. E io leggendo questa cosa stavo buono e aspettavo che mia mamma tornasse, o nel frattempo mi addormentavo, insomma, ovviamente. Da piccoli, insomma, il sonno, infatti, si addormenta facilmente. Però stavo buono a casa da solo, insomma. Poi alle 10 sarebbe arrivato mio padre e così via. Ecco, queste sono state un po' le fonti, no? Che ho avuto dal punto di vista, che però mi hanno permesso di fare una scuola elementare bene, insomma, di essere tra i bravi alle elementari. Un tempo in cui anche il maestro faceva sì che i bravi aiutassero i meno bravi. Eravamo in tanti in classe, più di 30, no? E c'era un solo maestro. Ma, come dire, c'era questa possibilità, insomma, no? Eravamo anche solo maschi, non c'erano le classi miste elementari, col grembiule, col fiocco, insomma, queste cose qua. E, però i più bravi aiutavano anche i meno bravi, insomma, e c'era anche questa possibilità, insomma, no? Si bocciava anche parecchio, tra l'altro. E comunque quattro più bravi, che sarebbero andati alle medie, diciamo così, perché poi le medie era già uno scalino, insomma, era una cosa. I quattro più bravi, il maestro li ha invitati a casa sua per tutta l'estate, tra la quinta elementare e la prima media, e lui ci ha insegnato l'analisi logica. Quindi abbiamo fatto parecchie lezioni di analisi logica, fatta bene, insomma, no? In modo tale da prepararsi, in modo da prepararsi alla prima media, dove avevamo cominciato il latino. Il latino e anche il tedesco. E lì c'è stata un'altra storia, che poi, insomma, ci ho ripensato dopo, no? Diciamo una fortuna dal punto di vista scolastico, ed era legata al fatto che, torno indietro, mia mamma conosceva, perché veniva qualche volta da noi, una vecchia signorina, stile tedesco, una signora particolare, dico vecchia perché allora aveva la mia età di adesso, insomma, no? Aveva una settantina d'anni, la quale era poverissima e dava per sopravvivere qualche lezione di canto. E di pianoforte. Questa signorina deve essere stata in Germania per un po' di tempo, non so, avrà suonato in qualche
orchestrina, qualcosa, insomma, perché poi così un po' cantava, ho trovato partiture di musica così trascritta, di operette, di cose di questo tipo, insomma. Quando avevo 7 anni, così. Siccome questa signorina era ancora più povera di noi, insomma, per aiutarla, mi ha mandato a lezione di pianoforte da questa signorina quando avevo 7-8 anni, cominciata. E io non ne volevo molto sapere, insomma, all'inizio la cosa mi scocciava, insomma, no? Come tutti i bambini, si amava giocare a pallone sulla strada, si era molto sulla strada allora, no? Da soli. E quindi quando poi era l'ora della lezione, ero un po' disturbato. Poi questa signorina non era, come dire, il massimo, insomma, e sono andato a lezione qualche anno da lei, sono rimasto un po' così, però insomma si era creato comunque un rapporto con questa signorina, tanto che qualche anno dopo ho cominciato anche a studiare, a fare un po' di tedesco con lei, prima di cominciare la scuola media, no? Per cui quando si è trattato di scegliere la lingua, e allora c'era l'inglese, il francese, c'era però una sezione di tedesco alla scuola media. E allora, ovviamente non lo sapevo, ma siccome avevo fatto un anno di tedesco, beh, poche cose, però insomma, qualcosa avevo fatto di tedesco con questa signorina come lezione privata, ho scelto la sezione di tedesco, quindi la A, che era la sezione A alle medie, dove si faceva tedesco. L'unica sezione di tedesco. C'erano parecchie sezioni nella scuola media di Bassano, allora ce n'era una sola e quindi insomma era abbastanza popolata. E nella sezione di tedesco ho avuto la fortuna di incontrare una brava professoressa, insomma, no, di italiano, di lettere, insomma, era una persona, anche perché, diciamo, era la sezione, mi sono accorto dopo, nella quale con la scusa della lingua praticamente i figli, diciamo, dei notabili, delle persone più in vista così, venivano indirizzati. Insomma, era la sezione dei meglio, diciamo così. Forse questo qualcuno lo sapeva allora, ma io non lo sapevo, noi non lo sapevamo, insomma, no, io avevo scelto tedesco solo perché avevo cominciato a fare il tedesco con la mia signorina, con la mia maestra di pianoforte che insegnava anche il tedesco, perché era stata in Germania e così, insomma. E questa signorina, per forza, tanto per dirvi le condizioni di povertà che c'erano allora, questa signorina del pianoforte viveva e aveva tutto in una stanza, diciamo, grande come una stanza guardaroba di adesso. Sarà stata 2,5 metri per 3,5 metri, è tanto, con la finestra che dava sul Brenta. E questa stanza lei la occupava da sola ed era inserita tra la camera e la cucina di altre due signorine che non erano sue parenti, ma insomma lei aveva solo questa stanza in cui non c'era neanche, ovviamente non c'era il bagno, andava nel bagno. Non era proprio un bagno, diciamo che era un piccolo cesso, insomma, che era dalla parte delle signorine, e lei aveva questa stanza dove viveva e aveva un piccolo armadio, aveva un piccolo scaffale aperto in cui ci teneva le partiture musicali e aveva un letto e il pianoforte, un tavolino e un fornello a spirito. Questo era tutto quello che aveva. Ogni tanto andavo a comprare, a fare la spesa, diciamo così, ma la sua spesa era, tanto per avere un'idea delle dimensioni dei costumi, era mezzo litro di spirito, perché di alcol, insomma, spirito, alcol, diciamo così. Andavo da Nardini a comprarle l'alcol, mezzo litro di alcol, denaturato ovviamente, per il fornello a spirito. Poi mi ricordo che lei si prendeva mezzo etto di burro asolo e poi si prendeva, non so se 2 etti di zucchero,
Poche altre cose sono andato a comprare. La Domenica del Corriere, ecco, la Domenica del Corriere era questa, ogni tanto la comprava. Ma diciamo, le condizioni di vita allora erano queste, insomma, lo spazio in cui viveva questa signorina, in cui aveva tutto quello che possedeva, era questa stanzetta di 2 metri e mezzo, forse neanche, per 3 metri, 3 metri e mezzo, con una finestra sul Brenta. È rimasta lì, divago, scusate, ma insomma, è una divagazione libera, insomma, a proposito della questa stanzetta, cioè ha vissuto in questa stanzetta ancora per qualche anno, insomma, no? Poi ha provato a cambiare casa, insomma, ha trovato un luogo un po' più grande, però lì è rimasta poco. Probabilmente non ce la faceva più, ha cominciato a essere anche stanca e a un certo punto ha lasciato e non ha avuto altre alternative alla casa di riposo, insomma era sola, no? E io mi ricordo che, non so, avrò avuto, sono stato alle medie, insomma, ho avuto 14 anni, 13 anni, 14 anni, che a un certo punto mi aveva chiamato in questo nuovo luogo dove viveva, avevo già smesso di andare a lezione da lei, di pianoforte, mi ha chiamato e mi ricordo, insomma, l'ultimo saluto che mi ha dato prima di andare in casa di riposo, insomma. In quell'occasione lei mi ha fatto dono, diciamo così, di tutte le partiture che aveva. Evidentemente non aveva nessun'altra figura più stretta a cui lasciare questa eredità, no? E tra le partiture, insomma, no? C'era, mi ricordo che c'era una trascrizione a mano fatta da lei della Vedova Allegra, insomma. Allora si usava trascrivere per gli allievi in modo facilitato dei pezzi, insomma. Lei mi aveva trascritto su un foglio di musica, insomma, questa, il valzer della Vedova Allegra, insomma, no? E a un certo punto aveva annotato sotto. Ho regalato, tanto per dire che era un po' un pestifero da piccolo, insomma, no? Era un po', non ero tanto. E, insomma, ho scritto: ho regalato questo pezzo di musica a Walter perché diventi sempre più buono e obbediente. E invece lui diventa sempre più cattivo e pessimo. Dice parole di offesa, insulta la maestra. Non so se l'aveva mandata come messaggio per mia madre, se l'aveva scritta così, insomma, ma mi ricordo, ce l'ho ancora questa cosa, queste partiture le ho conservate, ce l'ho ancora. E poi non ho più saputo dove ero rimasto. Alla scuola media, insomma, e quindi alla fortuna, insomma, di essere entrato in una classe. Allora ero molto selettiva, insomma, no? Eravamo sempre più di 30. Però, per esempio, in prima media ne hanno bocciati almeno una decina, insomma, no? Quindi sì, poi entravano i ripetenti delle altre classi, insomma. Però, insomma, il numero era abbastanza abbondante. E quindi la fortuna di fare anche una scuola media buona, no? Che poi ha permesso di arrivare al liceo, insomma, no? E di continuare, perché poi non era neanche facile. A quei tempi era anche il primo liceo dove avveniva la selezione, ne hanno bocciati tanti, anche là più di 10 in primo liceo sono stati bocciati, fermati in prima. E le condizioni erano tali per cui, almeno a casa mia, insomma, se io invece di nascere maschio nascevo femmina, non so se mi avrebbero fatto studiare, ma so che se fossi stato bocciato non avrei continuato a studiare, no? Quindi l'importante era di andare avanti, insomma, quindi in qualche modo impegnarsi, prendere la scuola seriamente. E adesso se qualcosa mi pento è che l'ho presa sì abbastanza seriamente, ma forse avrei potuto fare anche prenderle anche di più, perché ho avuto anche lì la fortuna di avere dei bravi insegnanti, insomma, no?
soprattutto in terza liceo scientifico, quattro scientifico, insomma, ho avuto un insegnante di lettere, insomma, di un grande peso, di un grande spessore, insomma, ho fatto tante. E tutto quello che impari in quell'occasione, insomma, in quel momento, in quel periodo, in quell'età, insomma, è una cosa importante, non avrai più occasioni poi di imparare e di studiare in quel modo. Il tutto però senza raccomandazioni. L'unico, così un po' un exploit che ho fatto e che racconto qua, insomma, no? È che io così amavo abbastanza, insomma, le materie letterarie, no? La matematica e fisica non erano proprio il mio forte, no? La matematica, insomma, chissà, forse anche per, non so, insegnanti, ma non avevo la testa per la matematica, almeno così, come è stata fatta. Quindi avevo delle grosse lacune e in seguito a queste lacune dovevo affrontare l'esame di maturità. E l'esame di maturità allora, quello quando l'ho fatto io nel 68, è stato l'ultimo anno in cui è stato fatto l'esame di maturità tradizionale, in cui si portavano tutte le materie. C'erano cinque prove scritte e poi l'orale di tutte le materie, non solo dell'ultimo anno, ma anche con i riferimenti degli anni passati. E il mio problema era comunque la matematica, insomma, la matematica e la fisica, cosa che poi era anche difficile da rimediare nell'ultimo momento, quelle cose che, come dire, o la sai perché l'hai studiata, l'hai maturata nel tempo, oppure non ti rifai all'ultimo momento. Ho avuto la fortuna di chiamarmi Zanardi. Zanardi vuol dire essere l'ultimo nell'elenco alfabetico, no? E quindi tra gli ultimi chiamati a fare l'esame, che allora cominciava in luglio, no? E durava fino al 20 luglio, una cosa del genere. E quindi fatte le prove scritte, che per fortuna sono andate bene, nel senso che vabbè, le altre non c'erano problemi, ma insomma, per la prova di matematica il problema, diciamo così, la prova scritta non è stata così difficile e quindi sono riuscito a superarla. Sì, insomma, a non fare un fiasco completo, ecco. Poi c'è il problema dell'orale, però. E come risolverlo? Cioè, non potevo rimettermi a studiare in matematica le cose che non avevo preparato prima, insomma. E allora l'ho risolto, diciamo, gli ultimi 10 giorni, andando tutti i giorni a sentire gli esami del commissario di matematica e fisica, che poi tra l'altro era un professore del Tito Livio qui di Padova. Tutti i giorni io andavo lì e stavo lì delle ore a sentire gli esami dei miei compagni, insomma, no? E cercavo anche di fare così, insomma, no? Mostrare che quella cosa la sapevo anch'io, insomma, l'avevo saputa anch'io, non so, insomma. E tutti i giorni sono stato lì, insomma, e lui ha cominciato a vedermi, insomma, vedeva che non ero indifferente, insomma, che partecipavo in qualche modo alla sua interrogazione, insomma. Poi, come succede, le domande tendono a essere sempre le solite, no? A ripetersi, insomma, abbastanza spesso gli esercizi, insomma, sono quelli. Arrivato al mio turno, il commissario era ben predisposto, insomma, ma io la conosco, lei, insomma, ci siamo già, sì, insomma, vedo che già e mi ha fatto qualche domandina così, insomma, no? Morale della favola, insomma, sono uscito dalla maturità con 8 in matematica e 8 in fisica, insomma, cose che non ho meritato. Cioè, francamente, non avevo la preparazione che giustificasse un voto del genere. 8 allora erano voti eccezionali, non è come adesso, insomma, no. Questa è stata, diciamo, la mia autoraccomandazione, se possiamo chiamarla così, insomma, no. Cioè, ho cercato di risolvere un problema che non avrei potuto risolvere in altro modo, cercando questo escamotage, usando questo escamotage. L'università poi è corsa così come correva in quegli anni, perché poi
il voto della maturità, che è stato un voto anche abbastanza, cioè è stata una media anche alta, eccetera, eccetera, mi ha permesso poi di, le condizioni economiche che non erano brillanti, mi hanno permesso di accedere al presalario. Allora si dava il presalario agli studenti, 68, insomma, no? Agli studenti poveri. Insomma, gli studenti meritevoli che non avevano un reddito alto. Consisteva in 500.000 lire allora, all'anno, che però poteva essere trasformato, previo ovviamente richiesta, nel mantenimento in un collegio universitario. Cioè tu potevi rinunciare al presalario se riuscivi ad accedere a un collegio universitario, pagavi il collegio attraverso il presalario. E qui ho fatto domanda per entrare al Morgagni, che era il collegio universitario, diciamo, che ospitava, diciamo, la maggioranza degli studenti, erano studenti di medicina del Morgagni, cioè il collegio per i medici, diciamo così. Poi c'era anche qualche studente di agraria, ma la gran parte degli studenti del Morgagni erano studenti di medicina. E lì, praticamente era un collegio dove tra l'altro si poteva rimanere soltanto se si manteneva una media alta. Una media alta vuol dire dal 28 in su. E si facevano anche tutti gli esami, o perlomeno facevano almeno due esami dell'anno corrente, quindi bisognava aver fatto tutti gli esami degli anni precedenti e almeno due o tre esami, non so, mi ricordo quanti, dell'anno corrente. E lì ho cominciato. Cioè, era l'ambiente favorevole per studiare, insomma, perché quasi tutti studiavano e basta, insomma, no? Rimaneva poco tempo per giocare, però qualcosa rimaneva, insomma. Ma il fatto di vedere che anche gli altri studiavano queste cose qua, insomma, ti incentivava a studiare. Mi sono rimasto 3 anni, poi sono uscito e insomma, fuori la vita era più dispersiva, vivendo in appartamento, insomma, all'università era più facile disperdersi. E poi era anche il periodo in cui cominciavo a fare politica, insomma, c'erano varie cose, insomma, e ho cominciato anche a prendere coscienza con i problemi che c'erano poi all'epoca, insomma, dell'epoca, del momento. Il fatto che, per esempio, un anno dopo che sono uscito dal Morgagni mi sono un po' perso, cioè ho fatto pochi esami, insomma, mi sono perso. Anche perché nel frattempo ho trovato quella che sarebbe diventata mia moglie, insomma, no? Ho conosciuto quella che sarebbe diventata mia moglie e poi lei ha finito, lei studiava lettere, insomma, e quindi si è laureata prima di me e a un certo punto abbiamo deciso di sposarci. E quindi io mi sono sposato prima di finire l'università. Una volta sposato, insomma, però ho fatto parecchi esami, insomma, in poco tempo e sono riuscito a laurearmi al sest'anno, insomma, nell'ultima sessione del sesto anno. Quindi sono riuscito a fare poi l'esame di stato subito dopo, insieme con quelli che si erano laureati a giugno del sest'anno, sono laureato a febbraio e in marzo, aprile, insomma, abbiamo fatto l'esame di Stato. Diciamo, a quei tempi ci si laureava e si cominciava a lavorare, insomma, no? Il mio primo lavoro è stato nell'ospedale geriatrico di Padova, insomma, io ho fatto l'esame di Stato in marzo e il 1 maggio ho cominciato a lavorare. Quindi ho cominciato a lavorare con un incarico, insomma, con un incarico all'ospedale geriatrico di Padova. Ma lì non c'era bisogno di raccomandazioni, insomma, c'era il posto, ho chiesto, ho avuto l'informazione così per vie traverse, non lo so, insomma, che c'era questo posto, il primo posto che ho trovato, mi ci sono infilato e ho cominciato a lavorare lì. Poi ho cambiato un paio di posti finché sono arrivato nel posto definitivo. E anche lì, voglio dire, senza mai bisogno di raccomandazioni o di cose, insomma, no? Mi ricordo che il primo
posto definitivo, ho avuto la notizia una volta, insomma, da un mio collega che lavorava a Belluno. Ci siamo incontrati in un congresso di neuropsichiatria infantile e lui mi ha detto che a Belluno c'era un concorso per un incarico in neurologia, c'erano due posti e io mi sono presentato e mi hanno preso, insomma, no? E dopo un anno è stato fatto il concorso per il ruolo, e quindi dopo un anno si era di ruolo, insomma, quindi io a 27 anni ero, 26, 27 anni ero di ruolo in neurologia, insomma. E poi c'è il problema della specialità, insomma, no? Perché io non avevo fatto lo studente interno all'università, avevo fatto il tirocinio in neurologia prima di andare a Belluno. Ero condizionato a fare neurologo, però non avevo fatto la scuola di specialità, quindi avevo il problema di fare la scuola di specialità, insomma. E quindi c'era il problema di trovare un posto in specialità. E anche lì si andava, come dire, si sarebbe dovuti andare per raccomandazioni, insomma, nel senso che i posti in specialità sono pochi, insomma, no? Ogni università ne ha 4, 5, 6, la gran parte dei quali, non so, se ne ha 6, 4 li riserva agli studenti interni, insomma, no? Per cui i posti per entrare in specialità per chi non è interno, per chi non in quell'università, diciamo, no, non ci sono. Ho fatto una prima prova a Verona prima di entrare, prima di andare a Belluno e non mi hanno preso. Poi ho fatto una seconda prova, perché, diciamo, il mio primario di Belluno aveva un collega a Catania e sono andato a Catania a fare questo e non mi hanno preso. Questo mi ricordo, viaggio a Catania, insomma, per fortuna mi hanno preso. Non so come avrei fatto a fare la specializzazione a Catania, però ho fatto anche quel viaggio. E poi ho provato a Trieste. E a Trieste mi hanno preso questa volta, ma per un puro caso, perché durante l'esame, insomma, a un certo punto così, è venuto fuori che io lavoravo. Lavoravo già da un paio d'anni a Belluno. E quindi, lavorando già, diciamo, il docente, insomma, il direttore della scuola di specialità di Trieste, che adesso è morto, aveva la buona abitudine di riservare un paio di posti, diciamo, ne aveva sei, mi pare, di riservare due posti di questi sei a dei medici che già lavoravano, no, cioè, a chi già era, a chi già era di ruolo, insomma, chi già era assunto come neurologo. E quindi sono riuscito ad entrare in specialità a Trieste. Ma per un puro caso, insomma, perché è venuto fuori che io già lavoravo, altrimenti forse non mi avrebbero preso, chi lo sa, insomma. Poi l'esame, come dire, allora c'era un colloquio di ammissione, insomma, non è che, come dire, potevano avere criteri. E ho fatto la specialità a Trieste negli anni che ci sono voluti, negli anni giusti, insomma, sono riuscito a fare la specialità lavorando. Quindi io lavoravo a Belluno e ho avuto i permessi per frequentare le lezioni a Trieste e per dare gli esami a Trieste, poi studiando ovviamente nel tempo libero, cioè nel tempo in cui non lavoravo, insomma, no? Ma sono riuscito a specializzarmi a poco, abbastanza tempo, e poi, insomma, la specialità l'ho fatta con il massimo dei voti, comunque, insomma, quindi, diciamo così, a posteriori hanno fatto anche bene ad ammettermi, no? Insomma, però anche lì non bisogno di raccomandazioni non ce n'è stata. E nel frattempo, insomma, poi si è realizzata una situazione per cui, come
come dire, c'era la possibilità di fare l'idoneità primario. Fare l'idoneità primario in neurologia aveva come prerequisiti 7 anni di lavoro, quindi 7 anni di lavoro in ambiente ospedaliero, insomma, e così, e la specializzazione, oppure 11 anni, mi pare, di lavoro. E quindi io nell'83 avevo questi requisiti, cioè avevo fatto la specializzazione e avevo già 7 anni di lavoro, quasi tutti di ruolo, tra l'altro. Ho fatto la domanda per fare l'idoneità nazionale a primario, che poi era stato l'ultimo anno in cui c'era la possibilità di fare questa idoneità. L'idoneità che poi è stata fatta a Roma nell'85, dove insomma sono riuscito ad avere anche un buon risultato, perché insomma il voto dell'esame di unità è stato 94 su 100, il voto più alto è stato di 96. Ecco, da allora insomma poi ho continuato il mio lavoro insomma fino alla pensione. Tutto questo senza avere raccomandazioni, insomma, così come non ci sono mai state raccomandazioni in quello che ho cercato di fare. Per quel che riguardava la musica, insomma, no, perché nel frattempo poi ho cercato anche di portare avanti, di completare anche gli studi di pianoforte, insomma, sempre il tempo che rimaneva, perché poi c'erano anche i figli, insomma, no, i quali anche richiedevano il loro tempo e una certa disponibilità, insomma, c'era la famiglia, che era una famiglia anche complessa, e poi tutte le altre cose, no? Perché poi c'erano anche i vecchi, insomma, in famiglia, no? Genitori che nel frattempo avevano andati vecchi, mio padre che nell'80 ha fatto un'emiplegia, boh, tutte queste cose, insomma, che però fanno parte della vita, insomma, così come si svolge. Pensavo che non ho avuto bisogno di raccomandazioni allora, non ho avuto bisogno di raccomandazioni per i miei figli, e i quali stanno andando avanti per conto loro, insomma, adesso. E questo comunque è una cosa che mi rende orgoglioso, insomma, no? Perché tutto quello che ho fatto, e tantomeno, insomma, non so, quando mi chiamano a fare delle cose adesso, insomma, in genere, così, insomma, mi chiamano intanto perché non mi pagano. Due, mi chiamano perché in genere sono disponibile, insomma, e tre, perché a volte così hanno bisogno di risolvere problemi pratici che magari do una mano a risolvere, insomma, per quelle piccole cose che si fanno così, insomma, non mi è mai piaciuto, insomma, andare a mendicare delle cose. Quello che faccio qui è nato così, insomma, un po' per gioco, l'ho già detto come è nato. Poi è diventata una cosa un po' più seria, cioè un po' più continuata da quando è venuto fuori questa cosa del leggere, insomma, no? Della lettura. Anche perché, insomma, per mia scelta, diciamo così, ho preferito, una volta raggiunta la pensione, non dedicare più tempo, oppure lasciare completamente con la medicina, insomma. Una scelta mia, insomma, non mi sarebbe andato, insomma, di continuare privatamente un lavoro dopo che avevo sempre lavorato in ospedale, insomma. E perché, insomma, avevo già deciso, già poco dopo aver cominciato questo lavoro, che avrei voluto farlo per un certo numero di anni, insomma, con un termine, e poi dedicarmi anche ad altro, insomma, lasciare un altro spazio libero per la vita successiva, insomma, perché il lavoro, insomma, adesso poi in ospedale, così, insomma. È un lavoro che ti prende molto, ti coinvolge molto, ti rovina il sonno, le notti, poi adesso è diventato sempre più pesante.
più complesso, più difficile, dove nessuno si assume più le responsabilità, dove non c'è più un rapporto di fiducia tra medico e paziente, ma come non c'è più anche tra insegnante, genitori e allievi nella scuola e così via, insomma, come uno dei problemi seri, importanti del giorno d'oggi è questa perdita del rapporto di fiducia un po' in tutti i campi lavorativi, per cui ognuno poi bada spesso molto a coprirsi le spalle, a salvarsi poco alla missione che il proprio lavoro dovrebbe rappresentare. Bene, mi fermo qui. Saluto, arrivederci.